Nessuna mai prima di lei. Stacey Cunningham, la prima donna in 226 anni a guidare Wall Street, la borsa di New York, la più grande borsa di valori al mondo. Sarà la seconda donna ad assumere il comando di un operatore di borsa degli Stati Uniti dopo la nomina nel gennaio del 2017 di Adina Friedman ad amministratore delegato del Nasdaq, il primo esempio al mondo di mercato borsistico elettronico. 43 anni, bella e sorridente, una carriera folgorante cominciata nel 1994 come stagista, assunta pochi anni dopo e subito promossa come market maker, una di quegli impiegati che corrono freneticamente nei corridoi per concludere affari, quando al New York Exchange lavoravano solo 30 donne in mezzo a 1300 uomini, quando il bagno per le signore era un bugigattolo ricavato da un vecchio gabbiotto del telefono, mentre quello per i signori aveva divani, inservienti ed ogni tipo di comfort. È riuscita persino a prendersi una pausa dai mercati, diventare cuoca e lavorare in un ristorante prima di tornare a Wall Street, diventare manager e direttore operativo. Domani il gran giorno, domani Tom Farley, l'attuale number one, le cederà il timone. I tempi certo sono cambiati e ce lo dice anche Wall Street. Sicuramente per le donne ci sono più opportunità, ma la strada da fare rimane molto lunga. Se oggi nel 2018 si parla ancora di prime volte per le donne e fa notizia e viene raccontata come un grande traguardo, un evento eccezionale, che una donna arrivi ad occupare una posizione di potere da sempre riservata agli uomini.